Allora, questa assemblea congressuale del cantiere incontriamo Bobo Craxi, che non necessita di ulteriori presentazioni. Abbiamo fatto le altre interviste agli ospiti partendo un pochino da una concomitanza, diciamo, di appuntamenti più o meno tra questo appuntamento congressuale statutario del cantiere e un appuntamento per l'Italia, che è l'elezione del Presidente della Repubblica. Come ci si è arrivati e qualche pronostico, qualche commento su queste due cose? Ma intanto fammi dire che, come ho detto nell'intervento in assemblea, il fatto che riparta un'associazione in questa fase significa che si vuole dare un tassello per far uscire il paese dalla crisi, perché il fatto che le persone riflettano, ragionano, si associano in un momento di crisi, diciamo, della politica organizzata, tranne quelli che seguono i populisti di varia risma, e quindi sono molto lieto di questo invito. Io dico quello che penso. Cosa ci sarebbe bisogno in Italia? Una figura autorevole, naturalmente, sul piano interno, di garanzia per il piano interno, e autorevole sul piano internazionale, perché non stiamo vivendo un periodo ordinario della vicenda europea, mediterranea e mondiale. Noi abbiamo bisogno di una figura, posto che anche il leader del governo, il capo del governo, ha un'esperienza internazionale abbastanza, diciamo, limitata, lo si è visto, e quindi il capo dello Stato che sostituisce Napolitano dovrebbe avere questo tipo di standing. Non ci sono molte persone che hanno questo profilo, non si contano sul dito della mano, perché sono ex primi ministri, e questi che sono rimasti ancora, diciamo, in campo sono Giuliano Amato e Romano Prodi, e forse qualche ex segretario di partito, ma non di più. Io li conterei veramente sul dito di una mano. Quindi comunque, diciamo, una provenienza dal mondo della politica, non, come qualcuno ha detto, qualcuno, diciamo, di autorevole nel mondo della cultura o... Insomma, noi non è che siamo un paese giovane che ha bisogno di figure che unifichino il paese, un letterato, perché figure condivise certo ci sono, e posso citare diverse, ma questo non ha nulla a che vedere con la funzione che oggi, stante le regole costituzionali che ci siamo dati, il capo dello Stato presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, presiede, è capo delle forze armate, ha il potere di revoca delle leggi. Insomma, il capo dello Stato è una figura politica per eccellenza, non è un passacarte o un prestanome o un taglianastri, e quindi ci vuole una persona che abbia queste caratteristiche. Io mi auguro naturalmente che si ritrovino. Nel campo del centro-sinistra mi pare che ci siano delle figure che hanno questa natura. Aggiungo, è meglio l'usato sicuro, ecco, che non tentare un colpo, diciamo, di immagine, che in questo momento non serve a nulla. Usato sicuro, è stato usato sicuro anche Napolitano, perché ha fatto 7 anni più 2. Un commento su questa sua presidenza? Beh, sono stati 9 lunghi anni in cui sono successe molte cose, in cui il paese si è trasformato, ha subito dei colpi molto seri sulla sua credibilità internazionale, la crisi economica, le scelte che lui ha fatto, naturalmente dettate probabilmente dalla volontà di salvare il paese dalla crisi, e mi riferisco al governo Monti, sono state probabilmente quelle che hanno segnato il momento meno popolare di Giorgio Napolitano, compresa il rapporto difficile con il centrodestra e con il partito di Berlusconi. Detto questo, sicuramente è una figura di alto livello, secondo me è uno dei più grandi capi dello Stato che abbiamo avuto nel nostro paese. Dobbiamo sapere, naturalmente, saper cogliere ciascuno di noi quale elemento, a nostro avviso, Napolitano ha incontrato il nostro favore di cittadino. Io le dico il mio. Il mio nel momento nel quale lui, dopo anni, al decennale dell'anniversario della scomparsa di mio padre Bettino, fece un gesto che io interpreto come di volontà riconciliativa o di
o se non altro di riflessione revisionistica nei confronti del periodo di Mani Pulite e della figura di Bettino Craxi, che è stato, non perché lo dica io, ma perché notoriamente si sa, è stato uno degli uomini politici che ha governato di più in questo nostro paese. Il suo governo fu uno dei più longevi, è stato un uomo di Stato, un uomo della sinistra italiana, e che quindi, al netto delle vicende che gli vennero contestate, andava giustamente scolpita una frase di solennità, e lo Stato lo ha fatto, il capo dello Stato lo ha fatto in modo solenne, quindi io mi sono grato per questo, ma non solo per questo, dico che è stato un buon 7+2 al Quirinale. Abbiamo evocato la figura di Bettino Craxi. Io, a mia memoria, che non è senz'altro molto attendibile, ma comunque mi pare di ricordare che dall'epoca, appunto, nell'epoca in cui appunto Bettino Craxi era in auge, si iniziò a sentir parlare di riforme istituzionali. Ecco, qualcosa adesso si sta per realizzare, non è una riforma forse tecnicamente istituzionale, è una legge elettorale, ma insomma è una legge molto importante. Ci sono altre cose in corso. Un commento su questa, diciamo, ondata riformistica o riformatrice, come si potrebbe dire? Naturalmente con un tweet, come si vuol dire oggi, no? Perché non è possibile approfondire. Coglie l'elemento di volontà, cioè quello di dover cambiare, di volere e giustamente di riformare istituzioni ormai arrivate al capolinea, al punto della loro forza, diciamo, della loro capacità di essere al passo con i tempi. Qualche strafalcione di troppo sulla legge elettorale e qualche mancata riflessione sull'equilibrio che dovrebbe sussistere fra Stato centrale, regioni e province. Sono state abrogate e dopodiché abbiamo lasciato un vuoto amministrativo e non abbiamo ben capito esattamente qual è il segnale che abbiamo dato ai nostri cittadini. Io penso che tuttavia che c'è, è chiaro, si tocca con mano, una volontà riformatrice, questa non può che essere ben accetta. Perfetto, grazie a Bobo Craxi.